Seconda giornata lungo la via Stokalper. Oggi andiamo fino a Gondo. È un tappone abbastanza lungo, più di 18 km, è in discesa, ma non sottovalutiamolo. Andiamo. Ci conviene andare. Anche la torre alle nostre spalle è stata costruita da Stokalper. Sì, alla metà del 600 era la residenza estiva della sua famiglia e poi l'hanno trasformata in un ospizio. Bellissimo, veramente bello. Stiamo camminando verso Simpiondorf e ci troviamo in un bosco di larici all'ombra. In realtà ricopre quelli che sono i resti di un'enorme frana che si è staccata nel 1901 dalla montagna e ha travolto tutto quello che trovava, bestiame, alpeggi e due povere contadine. Da Simpiondorf abbiamo affrontato un lungo tratto di discesa, a tratti abbastanza impegnativo. E adesso ci troviamo nella zona di Aby, dove stiamo percorrendo la vecchia mulattiera. E dietro di noi c'è una torre incompiuta che Stokalper non è riuscito a finire, ma pare che sia molto simile a quella che troveremo tra poco a Gondo. Siamo al forte di Gondo e per qualche centinaio di metri cammineremo dentro le gallerie. Venite! Eccoci arrivati a Gondo, dopo una tappa molto bella, molto varia e impegnativa. Abbastanza impegnativa. Bellissime le gole di Gondo, veramente emozionanti, anche se non particolarmente adatte a chi soffre effettivamente di vertigini. Sì, con questi ponticelli e queste passerelle sospese nel vuoto sono adrenalina pura. Qua dietro a noi c'è un'altra torre Stokalper, questa è stata ristrutturata e trasformata in un bellissimo albergo di lusso e qua è possibile pernottare. Oppure in alternativa si può prendere l'autopostale e fare una fermata fino a Iselle, perché purtroppo nel tratto tra Gondo e Iselle non è ancora possibile camminare. Noi adesso andiamo a riposarci. A domani!